Benvenuti, benvenuti a casa. Oggi menù russo, perché io e mio marito quando andiamo a cena fuori poi andiamo sempre a mangiare nei ristoranti etnici, no? Perché a noi piace molto questa cucina, ci incuriosisce. La sfida poi dopo un po' è stata quella di riprovare in casa a fare i piatti che abbiamo mangiato nei ristoranti che ci piacciono di più. Il ristorante russo è uno dei nostri preferiti. Allora oggi mi cimenterò nei tagliolini al salmone e panna acida, perché la panna acida è un elemento molto presente nella cucina russa. Io il tagliolino ce lo metto perché secondo me noi italiani senza pasta non riusciamo a stare. Poi invece facciamo proprio il manzo alla stroganoff, che più russo di così non si può. E poi attenzione, facciamo l'insalata russa, ma proprio russa, perché a farcela viene Natasha Stefanenko, che è precisissima, ci ha dato tutti gli ingredienti. Voglio proprio vedere qual è la differenza, insomma, voglio vederla ai fornelli. E poi facciamo i blinis con il caviale, che sono proprio il modo migliore per mangiare il meraviglioso caviale che arriva dalla Russia. E poi per finire però facciamo la ricetta per i bambini, e quindi torniamo in Italia con dei cubotti con il cioccolato e il cocco, una roba pazzesca. Ma adesso andiamo di filato in Russia perché io incomincio a cucinare. Il menù di oggi è tagliolini, panna acida e salmone, una commistione tra Italia e Russia che secondo me fa felici tutti. E allora prendiamo una bella patata, perché la particolarità di questa ricetta è che insieme ai tagliolini noi cuoceremo anche le patate, quindi patata cruda, la tagliamo a dadini molto piccoli e la mettiamo a lessare insieme ai tagliolini, come si fa in Liguria con le trofie, cioè una commistione veramente di diverse culture gastronomiche. Un po' di sale nell'acqua che bolle e mettiamo subito le patate. Poi, panna acida. Io la panna acida non la compro, ma la faccio, perché non ci vuole niente. Quindi una ciotola di panna, esattamente 250 ml, ci spremiamo un limone, o mezzo, bisogna sentirlo, eh? Cominciamo con mezzo. Subito si raddensa un po'. Io ne metto ancora un po', sono anche sporca, fermi tutti. In cucina ci si sporca. Ecco, vedete come si raddensa subito? Adesso 150 grammi di salmone affumicato, guardate che bel colore che ha il mio, lo tagliamo a striscette. Spezza naturalmente e praticamente siamo pronti, perché dopo 2-3 minuti che le patate lessano noi aggiungiamo anche 250 grammi di tagliolini, di solito si calcola un nido a testa, eh? Ok, cuociono in un lampo, quindi subito finiamo il nostro piatto con un pochino di burro. Ci metto anche un goccio d'olio, per essere sicuri che non bruci. Ancora un attimo, però nel frattempo recupero un po' di acqua di cottura. Il burro sfrigola. Vado a scolare la pasta. Non li scoliamo troppo, i tagliolini. Li buttiamo in padella con il burro, con il salmone. Attenzione, chi è davanti a me, a suo rischio e pericolo. Nessuno si è allontanato. Coraggiosissimo. Sento che fa un po' è il rumore che voglio sentire. Faccio appena appena scottare il salmone, che è già affumicato, quindi è già buono così com'è. Che profumo! E adesso spengo panna acida.
Beh, è abbastanza nordico questo come abbinamento, eh? La panna immediatamente un po' si scioglie con il calore e fa la cremina che tutti noi vogliamo. Perfetta, un po' di pepe e vado a impiattare. Un impiattamento impegnativo quello con il tagliolino, ma noi non teniamo nulla. Rimettiamo un po' tutti i nostri profumi nel piatto, un po' di limone, così. C'è un po' di aneto, è un po' spettinato, però secondo me ci sta, un po' di pepe, ancora. Eccolo qui, il mio piatto direttamente dalla Russia, passando dall'Emilia Romagna per prendere le tagliatelle e i tagliolini. Lo porto di là. Tagliolini, panna acida e salmone. Vediamo velocemente come li abbiamo preparati. Ho messo a bollire l'acqua, ho tagliato a dadini la patata e ho buttato i dadini nell'acqua. Ho preparato la panna acida aggiungendo il limone alla panna fresca. Ho spezzettato il salmone affumicato, ho messo i tagliolini a cuocere con le patate. Ho fatto rosolare un po' di olio e burro, ho scolato la pasta, l'ho saltata nel burro con il salmone e a fuoco spento ho aggiunto la panna acida, ho pepato e ho completato con qualche rametto di aneto. Filetto alla stroganoff, proprio un piatto, un secondo russo per eccellenza. Non potete immaginare quanti siti internet, quanto ho girato per trovare la ricetta giusta, perché come sempre quando si tratta di ricette così famose ce ne sono mille versioni e uno ha sempre paura di sbagliare. Tanto taglio una cipolla. Questo era abbastanza intuitivo. Allora, alla fine ho messo insieme un po' di ricette che mi piacevano e ne è venuta fuori una versione che mi soddisfa molto, L'ho provata, l'ho testata con degli amici, è stata approvata. E quindi affettiamo bene questa cipolla e facciamola rosolare con un po' d'olio. Intanto che la cipolla va, faccio due cose fondamentali. Uno, qui c'è la panna fresca, 200 ml, ci spremo dentro circa mezzo limone perché, come avrete capito, la cucina russa ha tanta panna acida. Poi c'è tutta una storia legata a questo piatto. Stroganov era un dignitario russo, adesso non mi ricordo esattamente quale fosse il suo ruolo, che ha curato un'intera legione di militari che era rimasta affetta da un'intossicazione di aringhe affumicate, giuro, e li ha curati con una dieta a base di manzo, cipolla e panna acida. Quindi questi sono per forza gli ingredienti principali di questo piatto che poi oltre a curarli evidentemente è anche piaciuto molto ed è diventato proprio un po' un classico della cucina russa. Anche la nota storica oggi, La cipolla deve essere un po' grossa, si deve un po' sentire. Dicevo, prima cosa panna acida e poi tagliamo il filetto. Io qui ho due belle fette di filetto di manzo, lo tagliamo a striscioline, però non troppo sottili, perché poi secondo me, soprattutto se è filetto, si perde via. Quindi io direi proprio delle striscioline cicciose, in modo che quando uno morde il filetto, che ha una tenerezza unica, lo sente, se no è un peccato. Mi sono dimenticata lo spicchietto d'aglio, mettiamo pure lui. Infariniamo i nostri straccetti, ma mi sembra riduttivo chiamarli straccetti, diciamo i nostri bocconcini di filetto. La cipolla è ancora un po' croccante, però intanto deve ancora cuocere, incominciamo a metterci dentro il filetto. Trasferisco sul fuoco più alto perché devo sfumare, allora ho bisogno di una fiamma un po' più potente. Sfumo con un bicchierino di vodka, perché scusa, mica vuoi sfumare col vino bianco in Russia, Non lo faccio flambé perché ho paura. Mi accontento di far evaporare la vodka così
E allora, adesso incominciamo a mettere tutti i gusti che trasformeranno questo filetto alle cipolle nel filetto alla stroganoff. Allora, un cucchiaio di senape e diciamo due cucchiai abbondanti di sugo di pomodoro. Ha già proprio un aspetto poco italiano, questo piatto. Un buon profumo. Poi quando arriva Natasha glielo facciamo assaggiare e vediamo se mi promuove o mi boccia. Ok, il filetto non deve avere una cottura troppo lunga, quindi io metterei la mia panna acida. Vedete come si era addensata? Via. Opla. Facciamo un po' asciugare il sugo. Ecco qua che si è ritirato. Se avete fretta metteteci anche solo uno o due cucchiai di panna e in un minuto il vostro stroganoff è pronto. Ci siamo proprio, impiattiamo. Così. Un po' di prezzemolo tritato per mettere una nota di colore che ci sta. Un rabocco di vodka, prego. Mi ubriaco, no, non la bevo io, la metto qua e adesso vediamo se riesco a fare cadere il mio filetto alla stroganoff. Sempre più complicato. No, adesso il campanello, no, però che cattivi. Natasha, arrivo un attimo, ecco qui il mio filetto alla stroganoff con vodka direttamente dalla Russia. Riepilogo e poi devo andare a aprire a Natasha. Ho affettato una cipolla e l'ho fatta rosolare con un po' d'olio. Ho preparato la panna acida aggiungendo il limone alla panna fresca. Ho tagliato il filetto a fettine un po' cicciose. Ho aggiunto l'aglio alla cipolla, ho infarinato la carne, l'ho rosolata con le cipolle, l'ho salata, l'ho sfumata con la vodka. Ho aggiunto la senape, il pomodoro e la panna acida. Ho fatto rapprendere il tutto e ho impiattato e ho completato con il prezzemolo tritato. Ecco qui! Eccomi! Hai visto che accoglienza! Che carina! Ti senti a casa? Beh, certo! Ma che bella casa! Sì, mi sento come a casa tua! Come a casa tua, perché tu sempre c'hai questi sottofondi, sì, russi, sì, immagino! Tipico. Grazie mille per essere venuta nella mia cucina! È molto accogliente! Dai, da che parte ti posizioni? Allora, per me è uguale! Okay. Prima di tutto, questo regalo per te, ma è mio! Allora, non ho mica capito. Apri, mi capirai subito. Cioè, tu impacchetti una cosa per me, ma è tua? Ho comprato stamattina, proprio questa mattina, è il tuo libro! E c'è oggi, è vero! Oggi, è vero, allora, già che ci sono, oggi esce il mio nuovo libro. È vero. Ma grazie. Me la dedica? Fischia. No, te la faccio dopo la ricetta. Così ma bene. C'ho lo spunto giusto per farti una dedica, Madonna, il caviale. Questo è il caviale. Questo però è mio invece. Questo è tuo, grazie, non lo prendo assolutamente. Ragazzi, che meraviglia. Ma quanti regali, ma e tutti i giorni, Natasha. Questi sono i cetrioli sotto il sale. Urca. Che vanno benissimo per la nostra. Va che roba, fa un po' paura questo, No, questo sembra un po', cioè ti fa un po' effetto. Ma però guarda, sono buoni? Sono buonissimi. Va bene, lo scopriremo tra pochissimi minuti perché con Natasha facciamo la vera insalata russa. Certo. Bentornati nella mia cucina con Natasha Stefanenko, con cui ci apprestiamo a fare l'insalata russa. Benissimo. Lei ha detto che non sa cosa fare. Io l'insalata russa alla russa non la so fare. Cosa verrà fuori? No, io so cosa fare, allora, però non è una cosa molto semplice. Anche se non è molto difficile, niente paura. Adesso niente paura. Tutta. Siamo nelle mani di Natasha. Benissimo. Allora, tu dimmi quello che devo fare e allora, io lo faccio. Questo è il posto per la nostra insalata, sì. Giusto? Ok. Allora, dobbiamo tagliare a cubetti la carota o le carote. Noi abbiamo quattro patate, carote, benissimo. Due a testa. I piselli ci sono, le uova sode sono qui, giusto? Ok. Poi
e cetrioli sotto il sale. Questi però... sotto il sale che mi fanno un po' impressione, io te sì, lo dico. Però a cubetti. Porca miseria. Ok, benissimo. Sarà questo... una puntata difficile, io ve l'ho detto. Allora, è vero, perché facciamo a cubetti. Anche noi facciamo l'insalata russa con i, le carote tagliate a cubetti. Sì, e pensavo poi... che voi russi foste un po' originali. No, 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 non... però aspetta un attimo, voi anche mettete queste cose sotto aceti, terrificanti. Sì. Vabbè, differenza... tu metti questa roba no, qui. Questo no? Devi assaggiare. No, deve assaggiare. Va bene, basta, tagliamo la testa. Sotto il sale al... è molto più, d'oro. Meno forte, diciamo, molto meno fastidiosa di cetriolo, ma... questa qua. Ma... sotto aceto, sono terrificanti, prova. Cambia la faccia. Buonissimo. Ma scusa, è molto più buono questo che questo, è vero o no? Questo è molto più forte. Sì, è più forte. Questo è molto salato. Esatto, è vero. Ma salato va bene, va perché bene. Con la patata, con la carota, sì, con l'uovo, è un vero, connubio no, è perfetto, fidati. Va bene, tra l'altro, naturalmente queste quattro carote sono già bollite, no? Esatto. Noi partiamo già, da, abbiamo saltato la prima fase, cioè di bollitura delle patate e... delle carote. Delle carote. Allora, le patate ovviamente togliamo la buccia. Ne giusto? Facciamo, allora facciamo due, cominciamo con due carote e due mini patate. Porzione. Sì, sì. Dai. Perché poi la patata è meglio effettivamente bollire con la buccia, perché diventa molto più gustosa, molto più saporita. E fino a qui italiani e russi sono d'accordo. Siamo uguali. E perché senti, non sai che cos'è? È una curiosità, vuoi sapere? Sì, io molte ne voglio sapere. Allora, prima di tutto l'insalata russa in Russia si chiama Olivier. E infatti ho visto che c'era scritto insalata russa Olivier. Perché? Esatto, perché nel XIX secolo, forse alla fine, c'era questo Lucien Olivier, che è francese però, francese, che viveva in Russia e aveva questo ristorante che si chiama Hermitage, si chiamava, che è un ristorante, era molto... era un, chicchettoso. Molto chicchettoso, esatto, francese, eccetera. Questo Lucien Olivier ha inventato un piatto un po' diverso dall'insalata sì. russa, era più, insomma, a base di maionese, sì. della maionese con diverse carni pregiate. Cioè, ah, con la carne, quindi esatto. l'insalata con potrebbe la carne essere, e maionese. Per esempio, insomma, la lingua, la sì. quaglia, non lo so quali sono... Carni pregiate. Particolari. Sì, sì, sì. Quindi, per fare, rendere un piatto molto più bello, sì. lui per la bellezza metteva in mezzo le patate, cioè sempre tagliate a cubetti, sì. con le uova tagliate un po', insomma... Come guarnizione è nata l'insalata russa. Invece questi russi, che siccome sono anche abbastanza alla buona, mescolavano tutto e mangiavano. Prima lui si offendeva molto. Poi, quando ha capito provato, che era buonissimo. Che era, è buonissimo, infatti. E ha messo alcuni ingredienti in più. È così è nata... Ma guarda che i piatti migliori... Si chiamava Olivier perché era lui, Lucien Olivier, quindi insalata proprio sua, sì, sua sì. personale. Quindi spesso da un errore poi nascono i piatti migliori. Esatto, esatto. E questa è una di quelle. E poi vero. Nell'ex Unione Sovietica, ovviamente, le carni pregiate... Non erano così, esatto. Certo, ma io poi ho delle cose da chiederti perché sì. sono molto curiosa della tua infanzia in Russia. Sì, perché... adesso racconto. Aspetta, quindi, prima... nella Unione Sovietica utilizzavano la mortadella, ma dai. La semplice mortadella che noi oggi la utilizziamo per l'insalata sì. russa, però se a casa le donne hanno, non so, un po' di pollo, sì. un po' di, che ne so, quaglia, un po' di... Quaglia sempre, si arrivano tutti i giorni, noi italiani. Vabbè, la lingua sì, intanto... Sì, sì, a me piace la lingua. Anche a me. Quindi, tutto tagliato a cubetti. La carne è una cosa che noi non mettiamo, quindi mortadella. Mortadella. Tutta? Sempre tagliata a cubetti, ma secondo me basta così. Va bene. Poi lavora. Guarda, e così, mi fa lavorare, scusa. Comanda, arriva. Certo, ma vuoi l'insalata russa originale? Certo. E quindi? Allora basta, io sto zitta e cucino, no. ma dai scherzo. Allora adesso mettiamo qualche cucchiaiata di piselli. Esatto, un po' di piselli e anche le uova. Io taglio la mortadella e ti volevo chiedere questa cosa che un po' mi incuriosisce molto della tua infanzia in Russia. Sì. Perché io so che tu vieni da un paese che non esiste. Un paese che non esisteva per 50 anni. In un mondo che oggi non esiste più, cioè quando ancora c'era l'URSS sì. e c'erano tutti sì. questi segreti. Tu vivevi in un paese che segreto. Non esisteva sulla carta geografica. Sì, aveva solo il numero, non aveva neanche il nome. E come si viveva? Cioè, eri un po' rinchiusa in questo paese. Era un paese tutto, insomma,
chiuso proprio, circondato dalle barriere, insomma, non si poteva entrare facilmente, tu dovevi avere il pass per entrare in questa cittadina, insomma, è piccolissimo un paese in realtà. Uh-huh. Perché? Perché lì, insomma, lavoravano tutti con l'uranio, uh-huh, per la guerra fredda. Tuo padre è un ingegnere. Esatto, nucleare. Ecco. E quindi lavoravano, insomma, facendo le bombe costruivano le bombe. Cioè, per un film la di guerra James fredda. Bond. Sì. Così sembra, in realtà era per me un paese molto carino, era pieno di verde. Quindi poi da lì e tu e poi quindi, prima o poi, come sei arrivata qua? In realtà sono andata via prima da questa cittadina a studiare l'ingegneria metallurgica a Già Mosca. Che tu sei ingegnere? Sì, fantastico. Metallurgico. Un ingegnere metallurgico modella. Sì, poi dopo sì. Allora, attenzione che abbiamo aperto il mitico cetriolo sul sale. No. Esatto, sotto il sale. Sotto il sale. Allora, ovviamente il cetriolo sotto il sale non è che lo trovi ovunque, ecco, in Italia. Allora, non c'è problema. Se avete questi meravigliosi cetrioli, vero? Sono meravigliosa. Dai, il Mastrotti è mio amico. Vai. Ruberò il suo posto. Allora, non c'è problema, potete prendere questi cetrioli sotto aceto. Però, c'è un però, se non vi piace questo sapore molto forte, un po' aspro, potete tranquillamente tagliare a cubetti anche un cetriolo fresco e così. In alternativa, quindi esatto, ci hai dato tre alternative. Più armonioso. Però noi ci abbiamo quello originale, perché esatto, abbiamo il vero cetriolo. Tu l'hai portato da Mosca, fantastico. Sì, scusami, io sono sempre originale, sono tutto originale. Grande, grande Natascia. E questo ne mettiamo uno. Sì, lo mettiamo uno perché basta e avanza, perché effettivamente è un sapore, come tu ben sai, che hai provato, sì, che ti è piaciuto tantissimo, e smettila, è vero che non è male rispetto ai vostri cetrioli, è più buono. Allora, partiamo dal presupposto che il cetriolo non è proprio un sapore molto amico, gli italiani non lo amano, i russi lo amano moltissimo. Perché gli italiani all'estero, quando mangiano l'hamburger, come prima cosa tolgono il cetriolo. Benissimo, perché voi avete questi cetrioli, praticamente, io non lo so che cos'è questa cosa, è grossissimo. Noi abbiamo i cetrioli, guardate la misura, carini, piccoli, domani! È vero. Questo va sul blog subito proprio. Sono molto più buoni, molto meglio, più appetitosi. Allora, cosa manca? Ah, la differenza della insalata russa, olivier, quella originale, sì, della vostra insalata che voi fate, a parte sotto aceti, che abbiamo capito che li eliminiamo perché non si può proprio mangiare questa insalata. Ecco, maionese. Vera insalata russa. Vera maionese. Io però la faccio coi bianchi perché secondo me è un po' più facile. Perché in realtà la maionese è davvero semplice, solo le uova fresche e giustamente l'olio, meglio l'olio vegetale, perché l'olio di oliva ha un gusto, retrogusto un po' forte. Sì. Potrebbe anche dar fastidio. Tu non metti limone? Ti dirò, mia figlia non gradisce, però chiaramente si può fare, si può mettere il senape, anche, che funziona poco, perché sennò diventa veramente molto forte. E giustamente il limone, e tutto dipende, insomma, è un po' del gusto di ognuno. È un po' ancora morbida. Ma però, secondo me va bene così, non deve essere molto densa. Ah, va bene, allora. Ti ho parlato, È perfetta. Ma vieni, sono perfetta, quasi russa. Sono orgogliosa. Prendi di un te. Cucchiaio. Dai, bella, grazie. Che bei colori. No, è bella, esatto, e deve essere molto delicata. Senti, ma sì, tra l'altro tu stai uscendo con un nuovo film, oltre a essere una grande cuoca, naturalmente. Infatti. Voglio sapere qualcosa. Vai vedere? Certo. È un film di Carlo Vanzina, che uscirà a settembre. Quindi divertente. Molto divertente. Io faccio la spia russa, naturalmente. No, premier lituana. Ah, beh, dai. È una premier, sì, è una donna molto forte, però anche debole, insomma, con le sue debolezze, una donna che si innamora di un uomo che le fa tanto ridere, chi è? Salem. Ah, quindi beh, carina, io mi sono divertita, copia, ragazzi, molto. Vabbè, è un film corale, quindi non è che siamo solo noi, siamo in quarantina, credo. Accidenti, sì, bello, dai, bello. E quindi divertente. Sicuro andiamo a farci quattro risate al esatto. cinema. Esatto. Hai la maionese sui capelli. Questa è la vera cuoca, vedi? Dove stanno? Meno male che sei bionda. È vero, sembra un mesh, sembra, capito?
Non abbiamo detto il titolo, ma guarda come promuoviamo bene tuo figlio. Perché ormai ho detto mille volte, no. Ex amici come prima. Mille ex volte, insomma, ho raccontato a tutti i miei amici. Insomma. Diciamolo bene, dai, sì. Perfetto. Ex amici come prima, sarà il 7 ottobre. E la creme fraiche, la panna acida, non la metti? Sì, si può fare, si può mettere un pochino. Perché mi sa, ho messo panna acida in tutti i miei piatti. No, è vero, adesso, è vero, perché mi mancava per noi qua. Si chiama smitana, per noi smitana. Sì. Per noi è una salsa, insomma. Perfetto. Senti, prendi una ciotolina intanto per fare sì. Proprio un impiattamento. Dimmi il colore che preferisci. Rosso. Rosso, no, che non c'è. Vai. L'unico che non c'è. Porca miseria. Allora, azzurro. Aiuto. Com'è? Buonissimo. Buonissimo, manca il sale? Aspetta. Secondo me è tutto merito dei cetrioli sotto sale. Brava, vedi che hai imparato? No, è vero, guarda che dici, dà il gusto. La mettiamo qua così è proprio più bella. Ah, io ho già mangiato, non va bene? Sì, sì che va bene. Fa assaggiare. Buona, buona. No, sale no, perfetta. È perfetta, vero? Benissimo. Mettiamo allora. Dentro? Sì. Sai cosa faceva mia nonna invece? Cosa? Ci metteva poi sopra tutta una decorazione dei tuoi adorati cetrioli sotto aceto, no? Veramente, si è molto italiano. Fare, ma si può fare qualsiasi però cosa. Però è così puoi bella. Puoi mettere anche il caviale un pochino, perché no? È così colorata, bella. Questa è una vera insalata russa. Grande, grande Natasha. Ok, adesso voi italiani sapete tutti i segreti. Fantastico, io le mani sporche, portala lì. Assolutamente sì. Ok, ma sai che tu devi anche aiutarmi a preparare la tavola russa? Volentieri. Sì, sei pronta anche per sì. Questo. Ecco, allora, questo lo togliamo, togliere. Esatto. Vieni sì. Qua. Sì. Che riguardiamo il nostro bel piattino. Questa è la vera insalata russa. Russa. Adesso noi velocissimamente vi rispieghiamo come l'abbiamo preparata e poi andiamo a preparare anche la tavola russa. Perfetto. Abbiamo tagliato a cubetti le carote, le patate e la mortadella. Abbiamo mischiato il tutto, abbiamo aggiunto i piselli, le uova sode tagliate a dadini e il cetriolo sotto sale tagliato a dadini. Abbiamo preparato la maionese montando le uova con l'olio di semi. Abbiamo aggiunto un po' di sale e un po' di zucchero. Abbiamo condito le verdure con la maionese, abbiamo aggiunto un po' di panna acida e abbiamo impiattato. Guarda cosa ti ho preparato. Ah, fammi vedere. Un sacco di lavoro, come se non ne avessimo già avuto abbastanza. Matrioshke. Matrioshke, perché si dice matrioshke. Sì. Allora, ti passo davanti e ti passo i piatti. Tavola nera, i colori predominanti. Metti intanto i quattro sottopiatti. Sì. Sono proprio l'oro, il nero laccato. Sono un po' i colori proprio dei decori artigianali russi. Tu, dello zar. Ecco, se dico una stupidaggine, fai finta di niente. No, sì. Qui ci siamo. Ok, ti passo qualche piatto. Fino a qui ci siamo, nero, oro, insomma è molto bello anche. Dai, è bello scenografico. Poi, mentre tu metti i piatti, io metto sotto piatti d'oro, sempre per riprendere un po' questo tema. Ho detto sotto piatti, ma in realtà sono sotto bicchieri. Okay. Sotto piatti li abbiamo appena messi, te ne passo due. È molto carini questi sotto bicchieri. Carino, vero? Sì. E i bicchieri rossi, perché il rosso poi, aiuto, è un altro colore sono molto legato. Sono venuta da te proprio in esatto. Rosso apposta. Esatto, allora, mettiamo grande, scusami. Grande ti passo qua, anche piccolo gli altri. Qua, grande qua, giusto? Piccolo sì. Qua, grande qua. Certo che un aiuto è importante, eh? In due si prepara più velocemente. Certo. Allora, posate d'oro. Io adoro queste posate. Molto belle, vero? Le metterei ovunque. Allora, due forchette e il coltello. Nascondiamo le cose. Che perché bello. Questi russi sono un po' burloni, no? Allora, nella matrioska grande il pane. Ah, che carina. Poi nella matrioska media. Matrioska. Scusa, nella matrioska, è vero. Nella matrioska media la vodka. Giusto. Se no. E nella matrioska piccola. Senza vodka. Cioè semi piccola perché la piccolissima è lì. Questi bonbon russi.
E nella piccola, sono curiosa. E la piccola l'abbiamo messa nel portatovaglioli. Ah, ok, allora ci siamo. Allora, andiamo a metterle al tavolo, guarda. Sì. Le mettiamo così, proprio la famigliola. Così, ma che carino. Quindi così. Ma tu, la tua bambina ce l'ha una matrioshka? Sì, ne avrà 10. Tantissime, le ho regalate una valanga di matrioshke a tutte le amici e amiche. Quindi io questa idea la copio di adesso brutto. Te la devi giocare. Io questi li ho già tutti riempiti, Grazie, Natasha. Così, giusto? Sì, sì, direi di sì. Vieni qua per il colpo d'occhio. Cosa ne dici della nostra tavola russa? Meravigliosa. Come si dice meraviglioso in russo? Meraviglioschi, oschi, metti oschi alla fine. Ma smettila, diciamo che figata. Tutto oschi alla fine è a posto, parli russo. Grazie mille a Natasha Stefanenko. Grazie a voi, ciao. Dai, va bene, ti abbiamo sfruttato proprio. No, mi fa molto piacere. Vieni. Andiamo. E io mo devo cucinare il tuo caviale. E il caviale mangiatelo. Tutti mangiatelo. Come si dice allora? Non blini. Blini. Lo dirò benissimo. O blini, di blini, che non sbagli. Sì. I. Blini, blini, con due i. Sì. Adesso li vado a fare. Va bene, allora, buon grazie ancora, davvero. Ciao, per il regalo e per tutto quanto. Sì, grazie e a te. E bocca al lupo per il film. Creepy. Ciao Natasha, ciao Benedetta. Oh, e adesso... Finalmente utilizziamo il caviale che ci ha portato Natasha, perché facciamo i blini, come ci ha insegnato lei a pronunciarlo, cioè queste specie di pancake che sono fatti apposta proprio da mangiare con il caviale e sono anche abbastanza veloci da preparare. Partiamo subito con due diverse farine, 100 g di farina di grano tenero 00 e 50 g di farina di grano duro, così. Un cucchiaino di lievito, quello per torte salate, sale, poi Natasha ha detto di mettere anche un goccio di zucchero, un pizzico di zucchero, perché il blini deve essere neutro come gusto, quindi un pizzico di zucchero. Un uovo, il bianco lo montiamo a parte. Ok. Aggiungiamo circa 250 ml di latte. Adesso uso una frustina in modo da creare una pastella bella densa, perché poi è la base per fare i nostri blini. Mi piace dire blini, mi sento molto russa. Ok, ancora un goccino di latte. Se la pastella vi viene granulosa, non state a impazzire così, vi mettete dentro alla pastella il frullatore a immersione e in un attimo i grumi vanno via. Questa ve lo dico per esperienza, perché mi è successo un sacco di volte. Ok, adesso montiamo il bianco a neve con un pizzichino di sale. Ok, incorporiamo prima il bianco dell'uovo, anzi possiamo anche fare insieme, e 50 ml di panna fresca che io ho già montato, mescoliamo dal basso verso l'alto, facciamo questa pastella molto spumosa, eccola qua, ok, e adesso la andiamo a friggere come un pancake. Un pochino di burro in una padella antiaderente. Per non fare bruciare troppo il burro, io metto anche una goccia d'olio. Una cucchiaiata di impasto. Cerchiamo di non farli attaccare, cioè che non si attacchino l'uno all'altro, intendo. Cominciamo a farne due. Incominciano a sfrigolare. Io poi in realtà non so quanto grossi li facciano i russi questi blini, io li faccio sempre piccini così, che contengano proprio un boccone di caviale. Bisognava chiedere anche lì un po' a Natasha,
Vedete che gonfiano un pochettino, li giriamo. Eccoli qua. Pronti, ci mettono un secondo, come i pancake. Ok, allora, questi sono i nostri blini. Metto a lessare 2 uova, 10 minuti in acqua bollente, perché poi li decoreremo con caviale, uova e cipollotto. 10 minuti che mi danno proprio il tempo di andare da Massimo, perché dobbiamo completare la nostra tavola russa. Ciao Massimo. Ciao Benedetta, oggi Massimoschi, come detto. È giusto. Oggi Massimoschi. Basta aggiungere Oschi in fondo, tutto fatto, no? Dice Natascia, siamo quasi russi. Infatti. Ma che rose meravigliose. Bellissime. La rosa rossa è la Grand Prix come tipo di qualità. E ho scelto questa tonalità perché è la stessa tonalità rosso scuro sì, dei bicchieri. Perfetta, sta benissimo. Per cui ho legato il fiore all'apparecchiata, mentre invece col resto del materiale vediamo il discorso della Russia, perché quando parliamo della Russia cosa viene in mente? Le spiagge, il sole, il mare? Certo, no, freddo! Freddo pazzesco, praticamente 40 gradi sotto zero. Senti, allora ho preso il linguaggio dei fiori, rosa rossa, amore, passione, dai! Vai! Allora ho preso questo ghiaccio finto e creiamo una rosa gelata, una rosa immersa nel ghiaccio. Mamma mia, praticamente. Dai. Per cui facciamo degli strati di ghiaccio. Nel frattempo mi puoi tagliare delle rose. Sì. Allora, dimmi come le devo allora, tagliare. Più o meno questa altezza. Mi sembra un peccato rovinare queste rose. Lo so, un peccato, qua. Però per avere la testa grande della rosa... Tolgo anche le foglie. Basta no. Anche solo fin lì. Per avere la testa grande della rosa deve avere una rosa lunga. Quindi taglio così? Perfetto. Va bene. Che peccato! Va bene. Tanto andiamo. Sembrano, sai, quelli della famiglia Adams che buttano via e poi adesso io metto. Possiamo creare un qualcosa anche con... Dai. Tanto vado a posizionare delle rose all'interno. No, io proprio, ragazzi, te le sto distruggendo queste rose. Ok. Aia. E cerchiamo di mettere... Il gambo lungo serve per tenere in posizione perché altrimenti si ribaltano mettendo delle altre strati di ghiaccio. E creiamo con la testa verso l'esterno, facciamo un primo strato. Ma dai! E lo andiamo a rivestire totalmente di ghiaccio. Ma è bellissima questa cosa. Ma questi bicchierini, perché dopo questi vuoi brindare al tuo centro tavola? Sono bicchieri di vodka. Ecco, giustamente. Dato che io sono astemio, li usiamo in un'altra maniera praticamente. E saranno poi una parte complementare del centro tavola. Va bene, basta, non voglio dire, non voglio sapere niente. Mi impegno nel mio lavoro di tagliare le rose. Hai visto come sto andando? Perfetto. Come un treno. Aia. Poi si può sia aggiungere dell'acqua che anche non aggiungerla, perché intanto la rosa corta così dura. Regge. No, ma guardate che problema. Guardate che roba. Mi piace tantissimo. La scelta di questo ghiaccio poi è anche per dare lucentezza alla tavola praticamente. Certo, che è nera e quindi ha bisogno. Allora, la prima parte possiamo posizionare nel mezzo. Vuoi che lo faccia io? Prego, tranquillamente. Ok, già è bello così, ti dirò. È bello così perché dello scintetto. Ma guarda, poi già è bello vedere la rosa proprio, perché poi sembra finta, ma è stupenda. E poi? Poi prendiamo i bicchieri. Io devo tagliarne ancora di rose. Ne tagliamo, ne ho 11. E questi come hai intenzione di distribuirli? Li distribuiamo in maniera abbastanza casuale, diciamo. Vai, io tengo e tu distribuisci in maniera casuale. Okay. Magari facciamo dei gruppetti. E poi da ultimo andiamo a mettere il ghiaccio. Il ghiaccio che ci è avanzato per unire il centro tavola, perché sì, è sempre abbastanza sì, è vero. Nero, sembra abbastanza poi sulla tavola rotonda sta molto praticamente. Bene. Prendiamo del ghiaccio, come se il ghiaccio fosse caduto praticamente dal nostro vaso, dal nostro glacette, e fosse andato sul tavolo. Ma bellissimo! Ecco,
Proprio dalla Russia con amore. Dalla Russia con amore. Grazie Massimo, è bellissimo e scenografico, bene, come sempre. Grazie. Guardo ai miei blini, se vuoi venire poi te ne darò uno. Per assaggiarli. Grazie. Ok, le uova sono pronte, le abbiamo fatte cuocere una decina di minuti. Io però ne ho anche preparate già fredde, nel senso che le ho cotte un po' di ore fa, almeno sono belle fredde e riesco a tagliarle più facilmente, perché i blini vanno arricchiti con caviale innanzitutto, ma per rendere il piatto anche un pochettino più originale e saporito, uova sode e cipollotto. Allora, mettiamo i nostri blini così. Allora, il cipollotto, se non vi piace, fate finta di niente, non lo mettete. A me piace tanto. Tagliamo l'uovo sodo. Metterei una fettina di uovo sodo. Vediamo se sono abbastanza forti. Ah, si apre facilissimamente. Monta. Allora, vediamo di fare una cosa carina. Poi l'idea del blini è che si arrotola un po' come fosse un involtino, ok? Con tutte queste cose dentro e si mangia. Più è caldo e meglio è, quindi meglio se mi spiccio. Giusto qualche anello, non esageriamo. Un po' di limone per guarnire. Ecco qua, mi raccomando, mangiateli caldi, Ecco qua. Blini con caviale, cipollotto e uovo sodo. E allora rivediamo velocemente come li abbiamo preparati. Ho mescolato le farine, ho aggiunto il lievito, il sale, un pizzico di zucchero, ho unito un tuorlo, il latte e ho mescolato bene. Ho montato l'albume con un pizzico di sale, l'ho unito al composto di farina e ho aggiunto anche la panna già bella che montata. Ho mescolato delicatamente, ho scaldato in una padella il burro e l'olio e poi ho cotto i blini poco per volta. Ho messo a bollire le uova, ho tagliato a fettine il cipollotto e le uova sode. Ho servito i blini con l'uovo, il cipollotto e il caviale. E adesso, per tutti i bambini e i grandi golosi, prepariamo dei cubotti dolci al cioccolato e cocco. Però prima io mi voglio assaggiare un blini. Ci vediamo tra pochissimo. Bentornati nella mia cucina per il piatto dei bambini. Oggi veramente li viziamo, questi bambini, perché facciamo una torta che si trasforma poi in cubotti al cioccolato e cocco. Facilissima, buona, proprio quelle merende golose che quando viene un pochettino il freddo viene veramente voglia di mangiare. Due uova. g di zucchero. Diamo una prima mescolata. Aggiungiamo 125 g di burro che io metto prima nel microonde, così è proprio bello sciolto e faccio prima. E adesso le farine. Prima 200 g di farina di cocco, cocco disidratato, insomma, lo trovate in tutti i supermercati. E insieme io ci metto già anche 100 g invece di farina normale. Una bustina di vanillina e un cucchiaino solo di lievito per dolci, quindi tipo così. Mescoliamo. Questo dolce lo devo portare a mia sorella, perché dovete sapere che lei proprio i dolci non li ama, no? Di solito
non la ingolosiscono, tutto tranne il cocco, cioè proprio quando c'è un dolce con il cocco lei cambia completamente il suo registro. Allora mi piace viziarla con l'unico dolce che lei mangia. Adesso prendiamo una teglia, mi raccomando rettangolare, perché se vogliamo fare dei cubotti una tortiera rotonda non ci aiuta. Distribuiamo il composto nella tortiera. Voi direte, dov'è il cioccolato? Aspettate, e arriverà. Perché ci sono due opzioni, lo potete anche mettere all'interno della pasta. Il problema è che le gocce di cioccolato poi vanno a posizionarsi in fondo al dolce e quindi la base fa un po' fatica a cuocere. Allora io preferisco metterli sopra. Ancora un goccio, non posso resistere alle gocce di cioccolato. Basta, basta. 180 gradi, una ventina di minuti in forno. E visto che non voglio farvi aspettare 20 minuti, vi faccio vedere quella che avevo preparato ieri e che sono riuscita a proteggere dalle grinfie di tutti quanti. Eccola qua. Adesso la taglio a cubotti e la metto su una bella alzatina. Guarda che carina. La merenda dei bambini direi che è proprio servita, anche la merenda per mia sorella. E allora ricapitoliamo velocemente come l'abbiamo preparato. Ho mescolato le uova con lo zucchero, ho aggiunto il burro fuso, il cocco, la farina, il lievito e la vanillina. Ho mescolato bene. Ho versato il composto in una teglia foderata di carta forno e ho messo sull'impasto le gocce di cioccolato, tantissime. Ho cotto in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ed eccoci qui con tutto il nostro menù russo a portata di mano, a partire dal filetto allo stroganoff con un bicchierino di vodka, il caviale che ci ha portato Natasha, che noi abbiamo abbinato con questi blini, questi pancake facili da fare e molto gustosi. Poi abbiamo i tagliolini con il salmone e la panna acida, questa nota italiana nel menù russo, e poi l'insalata russa vera che ci ha fatto Natasha, con i cetrioli quelli giusti. Allora, io che cosa assaggio? Io assaggio lo stroganoff, ma prima, me lo dimentico sempre, c'è il vino, perché mica vogliamo mangiare tutto questo solo con la vodka, ci inciuchiamo. Io vi consiglio un Sangiovese di Romagna, che non è molto alcolico, ma ha quella giusta acidità per abbinarsi sia allo spezzatino, sia al caviale, sia alla nostra insalata. E adesso mi assaggio lo stroganoff, che è buonissimo. A domani. Se avete cucinato un piatto troppo salato, prendete una patata, la mettete nel vostro piatto, la cucinate e poi la togliete all'ultimo momento. Se in una ricetta vi serve l'erba cipollina e non ce l'avete, usate la parte verde del cipollotto, ha proprio lo stesso gusto. Se avete cucinato troppi spaghetti, mescolateli con uno o due uova, parmigiano, una mozzarella, fate una frittata e vedrete che gli spaghetti andranno via in un attimo.